Allora ragazzi, ultima puntata della Jam Me, la terza ed ultima, se no non si finisce più. Allora, andiamo subito al punto dove eravamo rimasti, quindi dopo gli armonici. Sembra che Giacomo, nella 36esima battuta, vada moduli in là, nel senso, fa questo. Quindi le prime quattro battute di oggi sono composte da questa appoggiatura, da sol diesis a la naturale, che prende con, mi sembra di captare anche il la vuoto, quindi due quarti di la. Sol, sol, fa diesis. Questa frase sulla 37esima è tutta in ottavi. Fa diesis, scende re, do diesis, legato, re, re diesis, mi, la, la. Sembra che siamo ancora in la, ma in la. Do diesis, re, ghost, re diesis, e si arriva alla quarantesima. Fino a qui tanto è abbastanza semplice. Un'altra frase che mi ha colpito molto di questa jam, di questo pezzo, diciamo improvvisato sul momento, è quella che troviamo alla quarantesima battuta, dopo due ottavi di mi, e spesso l'ho sentita risuonare tantissime volte questa jam, questa frase, online da tantissimi bassisti, però qui veramente non basta rifare le stesse note. La particolarità di questa frase è proprio gli accenti e il groove che ci mette, non lo so, il sentimento. Io ci sento questo, di cattiveria forse. Comunque la frase fa così. Scusate. Quasi voglia dire, io immagino, io sono tantissimo, mi immagino che stia parlando, stia cercando di dire qualcosa, e qui è il momento, immagino al clou della frase, di tutto il discorso, ecco, diciamo così, fatemi sognare un po'. Quindi prendo un sol a vuoto, quindi mi, pausa. Io vado qui sull'undicesimo tasto, prendo fa diesis, mi, nell'undicesimo tasto prendo do diesis, quindi questa è la quarantesima battuta. Poi prendo al nono tasto un si naturale, quindi siamo alla quarantunesima, fa questo cromatismo. Si potrebbe prendere in tanti modi, ma io preferisco nono tasto, poi tredicesimo, dodicesimo della corda di La. Che poi mi permette di prendere questo Sol e Sol diesis, classico, siamo in Mi, quindi terza minore, terza maggiore. Sul sol sembra quasi che sia tenuto, ora non l'ho scritto, però sembra che suoni così più o meno. E poi c'è questi due ottavi, oppure suonerebbe così, però sono una specie di ghost questi, quindi mi ghost, io prendo il quattordicesimo. Mi tengo con l'indice sul decimo tasto perché poi Giacomo fa ancora terza minore, terza maggiore,
quindi decimo, undicesimo tasto, quindi sono già pronto. E chiude questo frammento di frase. Andiamo avanti, iniziamo con Mi. Mi sposto, mi torna più comodo. Fa questo, quindi ottavo, poi siamo sulla 44esima battuta. Tonica, terza maggiore, ghost o mi. La diesis, la poso. E qui ci sono fantastici accordi di settima, ovviamente, per creare tensione, diciamo. Qui molto, molto, molto suonati molto forte e staccati. Un po' in distorsione oggi, probabilmente. Cosa fa? Si, settima, tutti di settima. Si, la diesis. Scusate, si, la diesis, si, la diesis, la. Vedete, con una posizione prendo il si settima. Semplicemente mi sposto. Sì, la diesis e la, mantenendo la stessa diteggiatura. E poi non era uno sleppatore, ma era un colpitore di corde, diciamo così. Fa questa cosa ritmica. Non so cosa gli passasse in mente in quel momento, comunque. Più o meno così. L'ho scritto, ragazzi, però comprendetemi se non è proprio esatto, però ecco, scrivete una cosa del genere, sfido chiunque. Andiamo avanti, riparte l'ultima sezione, diciamo. Riparte tranquillo, diciamo. Ghost, mi a vuoto, tonica, terza maggiore. Settima minore. Siamo a battuta 48. Riscende con le due ghost come abbiamo visto la lezione precedente. Re diesis, mi a vuoto, mi. Quindi si cambia battuta, cinquantesima. Cerco di andare di fretta che poi c'è una frase difficile. Fa due volte questo giochino, quindi mi, sol naturale, terza minore, va dritto proprio. Quarta, quinta, quindi la, si, re, la, si, re, si, re, la, si, re. Appoggiatura, acciaccatura, io in fondo sempre. Da la, la diesis, la. Quindi legato. Sol, la, naturale, mi, 52esima. Quindi la 52esima leggera è facile. 53esima. Fa questo giochino. Ottavo, quindi re, ghost, pausa, slide dalla settima maggiore, re diesis, mi, ancora terza minore, quindi sol, e re, settima minore, pausa, e un si, che io piglio sul quarto tasto del sol, fa questa brillante frase.
Sol fa diesis mi do diesis fa diesis mi sol diesis. Tutti ottavi. Quindi la diesis si ghost mi mi sol sol. E poi si arriva alla 57esima. Fa un po' la cosa di prima, quindi quarta, quinta, quindi la, si, mi, la, si, re. Quarta diesis, quindi questa è una frase sulla scala blues di mi. E volevo arrivare qui, la frase più difficile in assoluto di tutta la jam. Assolutamente, è un classico di Giacomo che, se ci fate caso, si ritrova questa, diciamo, un po' un cliché che si ritrova, diciamo, spesso nei suoi soli, nelle sue improvvisazioni. Se ci fate caso anche nel famoso solo di All American Erling Boy, che se non conoscete andatevelo ad ascoltare, che è una collaborazione con Ian Hunter pazzesca. Tutto l'album è bellissimo, a mio avviso. Ci sono addirittura, in un brano ci sono i Queen a fare i cori, insomma. C'è Giacomo che collabora in tutti i brani tranne uno, e tra cui questo L'American Alien Boy, che è un brano, diciamo, fondamentalmente pop rock, e ci spara questo solo. Mi ricordo ancora al minuto 1:19, giù di lì. E rimasi completamente scioccato quando sentii. Andatevelo a sentire se non lo conoscete già. E qui rifà una cosa simile a un tratto che sentirete di quel solo. Quindi faccio lentamente, anche perché qui mi spacco le mani. Cosa fa? Terzine a gruppi di 5. Non so se è il termine giusto, ma a noi i termini ci interessano relativamente. Sarebbero tutte terzine di ottavi, però con gli accenti, diciamo, spostati. Non il classico ta 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 ta
vita. Non so se mi sono spiegato bene, però se la suonate lentamente si capisce. Quindi la. E è costruita sulla pentatonica di Mi minore, quindi la pentatonica di Sol maggiore. Infatti anche nel brano All American Alien Boy, che è in Re bemolle maggiore, cioè Re bemolle settima, diciamo, questa frase la fa sulla pentatonica di Mi maggiore, quindi o di Re bemolle minore. Quindi usa molto spesso la pentatonica minore sull'accordo di settima. Quindi sarebbero i gruppi Mi, Re, Si, La, Sol e primo. Poi accento sul Re. Io lo prendo qui, ragazzi, però qui veramente dovete trovarmi per fare. Mi torna meglio qui, però vedete voi. Poi secondo gruppo di 5 inizia il Re, Re, Si, La, Sol. Re, Si, La, Sol, Mi. Poi, terzo gruppo di 5, Si, La, Sol, Mi, Re. E poi fa l'ultima, La, Sol, Si, Mi. Quindi. Dovete metterla assolutamente in loop e fare un pezzettino alla volta, se no, almeno a me non mi veniva mai questa. Soprattutto, diciamo, la velocità che prende lui, diciamo, più o meno. Solito consiglio che do sempre, prendere poche note alla volta, uno o due gruppi,
alla volta e farli lentamente, trovando la diteggiatura, trovando posizioni più comode, facendovi entrare bene in testa gli accenti, quindi. Ah! Andiamo avanti, se no duro troppo. E qui chiude la jam con questa frase. Quindi mi sol, sol diesis, la la diesis, si. Qui non mi ricordo, scusate. Sì, fa questo. Quindi si, bello accentuato. La, do diesis. Do diesis mi. Ghost, appoggiatura da sol, sol diesis, si naturale, fa diesis la e chiude con sol diesis mi si. Poi mi sol diesis la, la diesis si do diesis la. L'ultima frase. C'è ancora appoggiatura da do diesis a re, quindi abbattuta a 66. Come abbiamo visto l'altra volta, quindi. Non ho studiato oggi. Quindi re fa la terzina sulla triade di re maggiore, arriva sulla settima di re maggiore. Quindi la diesis, do diesis, la diesis, si. E dal si scende, fa si, fa diesis, re, do diesis, si, la diesis, la naturale, sol, sol diesis, mi. Mi viene oggi. Armonici sul quarto tasto, quindi della corda di la di re di sol. Viene di nuovo il mi sesta nona che abbiamo visto l'altra volta. Giochino del muovere la tastiera guantando il corpo, quindi sentite. Fate troppo, tocca le corde sui tasti, praticamente si muove la paletta, viene una specie di tremolo e chiude alla Giacomo maniera, quindi mi, si, la diesis, si, do, si, due accordi, diciamo. Major 7, diciamo così, da do diesis a re, chiude su re, major 7. Quindi al sedicesimo tasto, sedicesimo, quindicesimo, diciassettesimo, si scorre di un tasto semitono. Ragazzi, spero di sudo. Spero di essermi spiegato nel miglior modo possibile. Perdonate qualche errore, ma come avevo premesso all'inizio, non è semplice questa jam, almeno per il mio livello. Non, credo non ci sia niente di male a dirlo. Però ho cercato in tutti i modi di trasmettere, più che le note, più che trasmettere il messaggio e il linguaggio. Diciamo con quel momento, quindi io l'ho vista come un
qualcosa di più che una gemma. Io la chiamerei proprio un parlato di Giacomo, quindi un modo tutto suo, unico al mondo, per dire qualcosa con la musica, come ha sempre fatto, finché non gli hanno tolto la vita. Vi ringrazio, però oggi è il ringraziamento più grande, se mai mi sentisse, chissà, nella vita, non si sa mai, lo faccio proprio a lui, a Giacomo Pastorius, che è la mia fonte di ispirazione numero uno e che per me rimarrà sempre il numero uno al mondo. Grazie, Giacomo.